È venuto a trovarsi nella nostra postazione Michele Palazzetti, che è il primo semifinalista. Io non, guardi, sto facendo il tifo spudoratamente per lui, anche perché sta giocando bene e mi dicono anche che oggi sei stato un po' fortunato, tra virgolette. È vero o no? Va bene, se lo dicono gli altri, io quello che dicono gli altri è la verità, quindi ok, va bene. Però alle volte la fortuna bisogna meritarsela, quindi tu stai giocando bene. Che intenzioni hai oggi? Ma guarda, ogni volta che sono entrato nei circuiti e c'era la diretta streaming, appena sono venuto qui all'intervista ho perso subito la partita dopo, quindi vediamo se riesco a sfatare questo tabù. Ti hanno mai intervistato prima di una semifinale? Sì, è successo e ho perso puntualmente. Ora vediamo oggi se riusciamo a sfatare questa tradizione. Ma tu in questa gara, mi sembra che ti sei qualificato la passata stagione? Sì, l'anno scorso che era il primo anno di A sono arrivato terzo e andrà a finire così anche oggi sicuramente. Vedete, qui mi dicono che hai 20 o 21 anni, Michele, scusa. 21 non compiuti. Quindi 20 e mezzo. Avete sentito con quanta semplicità e con quanta diciamo calma e tranquillità sta aspettando di giocarsi la semifinale. Michele Palazzetti, diciamo, è sicuramente da prendere in considerazione non solo come giocatore, ma anche come serietà e come persona. Quindi 20 anni, 21 non compiuti. Gli auguriamo ogni bene, naturalmente perché se lo merita, e in questo caso vorrei anche che.